Avete presente gli sfoghi di Seekwolf? Ecco, bentornati in questo video sfogo, il video sfogo raffreddore sarà il titolo del video perché non è inammissibile. Ma prima ciao e bentornati. Ringrazio la moto che passano solamente quando io registro i video. Sto guardando la replica della Formula 2 perché mi sono dimenticato di guardarla e voglio commentarvi anche la F2, quindi appena finisce, dopo, subito a Pescara. Ma mi devo, ragazzi, incazzare pure da raffreddato. Gara di F1, dopo il bombardamento, sì, il bombardamento, hanno fatto esplodere una centralina pietrolifera a 20 km di distanza dal circuito. Ha sentito l'odore pure Verstappen e non rinviano la gara. Tra l'altro, la centrale petrolifera, come cacchio si dice, è pure lo sponsor del Gran Premio. Oltre a quello, ma è una vergogna. Togliamo le ombrelline, togliamo il Gran Premio in Russia perché si svolge dove c'è la guerra e non togliamo questo perché è iniziato, poi hanno fatto dormire, cioè probabilmente hanno fatto pure una riunione di 7-6 ore, quanto cacchio l'hanno fatta lunga, per fare pure neanche dormire gli appassionati. Io ringrazio tutta la Formula 1 per questo. Oltre allo sfogo, il video sfogo classico, uno sfogo all'anno. L'anno scorso ho fatto pochi sfoghi, ne ho fatto solamente uno per Spa. E voglio portarvi anche gli sfoghi F1. Magari faccio un remix a fine anno, perché quest'anno vi voglio portare F1 molto meglio degli anni scorsi, con le prime due serie che sono già uscite, ma chi lo sa, potrebbe arrivarne qualcun'altra. Fatto sta che andiamo a analizzare. Questo qua è un video che esce di sabato, ma è un video del venerdì. Cosa sarà? Le previsioni del venerdì. Ragazzi, dopo le libere, noi andremo a analizzare le libere e parleremo un po' delle libere. Chiuso lo sfogo iniziale, sta per iniziare il Gran Premio di Formula 2. A parte, piccolo sfogo, anche sull'F2 mi devo fare lo sfogo, doppio sfogo in un video raffreddato. Allora, ieri mi sono guardato le qualifiche di F2, tre bandiere rosse. Dico solo questo, due bandiere rosse nelle libere, tre nelle qualifiche, ma come cacchio si fa? Io, ragazzi, Jeddah è un circuito che oggettivamente è bello, è affascinante perché come è fatto è bello, ma non puoi farci correre dei piloti che si sbattono ogni 10 secondi. In F2, ragazzi, figuriamoci in F3, là si sarebbero sbattuto ogni attimo. È veramente ridicolo fare un Suzuka, perché oggettivamente è Suzuka in un circuito cittadino chiuso. È palesemente così, ragazzi. Poi c'è stato anche un bruttissimo incidente con un trauma cranico, mi sembra, una commozione cerebrale, ma qualcosa del genere. Fatto sta, pure gli sfoghi di F2 mi devo fare adesso. Ridicoli, ridicoli! Fate correre questi piloti in piste un po' più semplici, ragazzi. Piste più semplici perché il Gran Premio all'Arabia Saudita è tutto tranne che semplice. Abbiamo visto l'anno scorso quante bandiere rosse, due in un Gran Premio. Il punto del venerdì, ho visto una Ferrari molto forte, ma una Red Bull che ancora un pochino subisce d'affidabilità. Ha toccato tutti, Perez, Verstappen, Gasly e adesso anche Tsunoda. Tsunoda stava avendo un attimo dei problemi. Vi ricordate il Gran Premio del Brasile del 2008, dove Hamilton ha avuto quei problemi? No, nel 2007 era, 2007, i problemi alle marce, che non riusciva più a andare con le marce che gli si erano bloccate. Ecco, più o meno ce l'ha avuto, ha avuto problemi al cambio anche Tsunoda. Veramente questa Red Bull è poco affidabile, per quanto mi riguarda è poco affidabile. Chi lo sa, magari riusciranno a sistemare, ma fino ad ora tutto mi sembra tranne che quello. E comunque Leclerc fa un'ottima prestazione, anche Sainz, se non sbaglio, doppia P1, cioè praticamente il podio delle libere è sempre uguale. Se non sbaglio era anche nel primo Leclerc, Verstappen-Sainz, ancora Leclerc-Verstappen-Sainz, ottimo passo anche da parte di Verstappen che ha fatto ottimi tempi, anche con le medie, con la mescola, con le gomme gialle, ed era un'ottima cosa, perché chi lo sa, io nelle strategie magari ve le dirò nei pre-gara che faremo la mattina, non lo so, potrebbe essere usata la strategia iniziale rossa media. È un po' più difficile adesso parlarne, ma ho visto anche che l'hard non è male, quindi rossa media rossa,
o forse rossa media media oppure rossa hard rossa. Forse è più probabile. Se si usa la hard si fa rossa hard rossa. Se si usa la media, penso che fai rossa media media oppure media rossa media oppure media media rossa, perché gialla gialla rossa gialla la vedo difficile. Rossa gialla rossa la vedo complicata. Rossa bianca rossa invece può essere molto probabile. Bianca dall'inizio la sconsiglierei, perché bianca gialla rossa, perché praticamente per forza bisogna fare due soste al massimo se vuoi proprio fare, perché ragazzi quest'anno è Formula 2. Intanto qua c'è stato proprio l'incidente che vi ho detto, è commozione cerebrale a parte i cordel. Fatto sta che quest'anno ci sono più pit stop. Non lo so ragazzi, la hard l'abbiamo vista con la Mercedes, primo gran premio stagionale, ok che era il primo, però non lo so, questa hard quest'anno sembra essere molto meno potente, perché ricordiamoci che anche l'anno scorso la Mercedes ha sempre utilizzato in un'ottima maniera le hard e hanno sempre fatto un ottimo lavoro con bandiera bianca, e sappiamo anche essere degli ottimi risparmiatori di gomma che in alcune circostanze riescono a sa farti saltare un pit. Ma poi le hard, ragazzi, cioè, ricordiamo l'anno scorso che praticamente almeno una hard, di solito la usavo sempre le hard, almeno una gomma hard, io mi ricordo che la usavo sempre. Fatto sta, questo era anche un po' un pre-qualifica, penso che poi sulla strategia delle qualifiche faranno forse Q1 rossa, invece fosse la Ferrari, perché mi pare difficile, farei almeno nel Q1 proverei la gomma bianca, Q2 uso la gomma media e Q3 do tutto con la gomma soft, perché secondo me ci potrebbe anche stare, perché stanno usando tutti molto poco l'hard, ma io invece continuerei a sperimentare questa hard, perché forse in questo Gran Premio potrebbe essere l'arma decisiva. Comunque io signori vi saluto, ci vediamo dopo col post qualifiche e anche col post F2. Ciao.